L'amore di Dio in Cristo. Entriamo sempre più nel Vangelo di Giovanni e siamo più coinvolti nel mistero di Dio, nel volto di Cristo che ci rivela la presenza stessa di Dio Padre. Dal Vangelo secondo Giovanni. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Ai farisei che vorrebbero una prova del fatto che Gesù sia il Messia, viene portato l'esempio di una testimonianza. Gesù parla di Dio Padre che è presente e agisce con lui e in lui. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. I farisei hanno avuto la possibilità di incontrare la salvezza grazie a Giovanni Battista, ma non hanno saputo riconoscerla. La testimonianza diventa così ogni occasione nella quale Dio ci parla ed interviene nella nostra vita. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Il Battista è risultato fin da subito un personaggio scomodo e quando è stato arrestato i farisei non ne hanno preso le parti. Giovanni ha annunciato la luce, ma in pochi e per poco tempo lo hanno seguito. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quelle stesse opere che io sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. È Dio Padre il testimone autorevole accanto a Gesù. Non solo i segni che compie, ma la stessa persona di Gesù nella sua umanità dice che Dio è in mezzo a loro. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti, non credete a colui che egli ha mandato. Ascoltare Gesù significa ascoltare la voce di Dio che ci invita al perdono e alla misericordia, un dono gratuito nel quale Dio dona se stesso. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. La parola di Dio diventa così la finestra attraverso cui possiamo contemplare il volto di Cristo. Gesù è il Verbo di Dio, la parola incarnata, perché possa essere incontrata e non solo ascoltata. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. Lo scandalo di Gesù è proprio quello di un Dio che, pur donandosi con tutto se stesso, non scende a compromesso con il peccato. Gesù porta luce nel mondo, ma il mondo è libero di lasciarsi illuminare o meno. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Darsi gloria vicenda significa illudersi di valere qualcosa. Non è solo superbia, ma pensare di potercela fare da soli in ogni campo della vita senza il bisogno essenziale di Dio. Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre, vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Gesù ancora una volta ribadisce l'importanza di cercare le tracce del Verbo di Dio nella Scrittura. Ascoltare la parola significa quindi mettersi in ricerca del volto di Dio in Gesù Cristo. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me.
Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Da una parte ci sono gli scritti e dall'altra le parole di Gesù. Qualcuno potrebbe notare che Gesù non ha scritto niente, ma di fatto qui ci dice che tutto parla di Dio nella Sacra Scrittura. Ciò che è scritto diventa così un eco della voce di Gesù che in essa è presente e ci parla.